nome era russo, dicono. Allora tu puoi andare in viaggio di nozze con tre Olga, adesso ne parliamo con lei, non so se è entusiasta, ma ci mette una buona parola. Ce la faremo. Tornando ai nostri argomenti un po' più prosaici, forse un po' più, come dire, pregni di preoccupazioni, di difficoltà, e questo giornalismo, raccontaci della tua ultima esperienza a 7, da un anno e poco più di un mese, sei il direttore di questo settimanale, è la prima volta che dirigi, di tutte le cose che hai fatto, dirigi un giornale, una redazione vera. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta e come la porti avanti? Beh, mi ha spinto il mio editore, mi ha chiesto se lo volevo fare, mi ha spinto il fatto che dopo appunto 16 libri, io ho lavorato a lungo per l'Economist dall'Italia, adesso scrivo una volta al mese per il New York Times, quindi sono felice di aver tenuto anche un lato nel giornalismo anglosassone. Crozza continua a prendermi in giro, ma dice, ah, questo pezzo non l'ha scritto il New York Times, l'ha scritto Severgnini che è di Crema, ma se io scrivo in inglese e scrivo sul New York Times, per un giornalista guardate che è una vera soddisfazione, come per un calciatore giocare nell'Inter, più su non puoi andare, chiaramente. Siamo nerazzurri tutti e due questa sera, quindi vi prego, no, a parte gli scherzi, quindi dopo diciamo che io ho sempre, per usare nella metafora calcistica, io ho sempre giocato da attaccante e qualcuno doveva lavorare per me a centrocampo e passare la palla, perché nei giornali funziona un po' così, e credevo che fosse giusto passare a fare l'allenatore, che è un mestiere completamente diverso, non lo farò per sempre, ma è un lavoro bellissimo. E io quando vedo, tra l'altro sono molto orgoglioso, perché per fare un prodotto nuovo, radicalmente nuovo come il nostro 7, qualcuno magari l'aveva visto prima, che comunque resta il settimanale del Corriere della Sera, ho chiesto e ottenuto di portarmi i ragazzi, e poi sono ragazze più brave che avevo avuto alla scuola di giornalismo in anni diversi, è arrivato anche dagli Stati Uniti un italiano che si occupa dell'immagine del 7, mi ha aiutato anche lui. E queste ragazze sono state assunte, e di questi tempi vedere quattro giovani colleghe assunte dal Corriere della Sera, le vedo così felici, così emozionate, così brave, perché se erano bravissime sono diventate ancora più brave. Ecco, quando io vedo queste cose mi dà molto più soddisfazione che scrivere un libro. Lo farò prima della fine dell'anno, l'ultimo, il più recente nel 2015, sto scrivendo quello dopo, però più che un altro articolo, che peraltro continuo a scrivere, proprio la gioia di vedere crescere le persone, di vedere anche all'interno del Corriere, perché noi non abbiamo solo la nostra redazione, siamo 20, ma il Corriere è fatto dai 300 e passa giornalisti, quindi anche lì io uso un po' il 7 come un po' la cantera del Corriere, dove i ragazzi bravi voglio fare diventare bravissimi, e per ragazzi intendo e persone più giovani di me, io i 20-30enni, diciamo, anche i trentenni, che non sono più ragazzi, già sono bravi però, e questa è una grande gioia. E poi mi piace molto, oggi c'era qua Michela Murgia, so che lei insiste molto sul fatto che nei giornali le donne scrivono troppo spesso di argomenti femminili, e io dico, guarda, sono gli argomenti femminili, il royal wedding lo scrivo io, no problem. Le mie giornaliste, una è andata a intervistare Romano Prodi, visto che siamo qua, perché era importante che una ragazza di 33 anni parlasse con un uomo che è nato negli anni 30, lei è nata negli anni 80, e parlassero di cosa è successo all'Italia, alla politica, alla sinistra, e l'incontro fra i due, è venuta un'intervista veramente bella, perché l'ha fatta lei, meglio della mia. Un'altra è appena stata a Sarajevo, un'altra è appena stata al Parlamento Europeo a Bruxelles a intervistare Antonio Tajani, che sarà sul prossimo numero. E io le mando anche in giro, i miei li mando in giro tutti, un altro è stato al Giro d'Italia con i tecnici e gli operai a raccontare, diciamo, il retroscena, il backstage del Giro d'Italia. È molto bello, quando vedo il risultato è entusiasmante. E soprattutto ci insegna che c'è una speranza ancora allora, oggi, per un giovane che vuole scegliere questa strada, che vuole fare giornalista. Perché se ne sentono di tutti i colori, cambia mestiere, tentarla neanche. Penso questo, penso che per rispondere alla tua domanda bisogna farsene un'altra. Cioè, noi serviamo ancora, e a cosa?
se i giornalisti servono ancora, perché questa è la vera domanda che dobbiamo farci, e io stesso me la faccio continuamente. Per servire devi un settimanale di... È chiaro che noi stiamo remando e andando controcorrente. Oggi i giornali vanno controcorrente, i giornali di carta vanno due volte controcorrente, nell'edizione digitale non ci sono i soldi che ci sono nell'edizione di carta, perché i ritorni sono pochi, lo sai benissimo anche tu. Allora, anche perché non possiamo fare come il New York Times, che ha un'edizione digitale che si rivolge a 1.800.000 persone che parlano inglese, il nostro mercato è molto più piccolo, eccetera, eccetera. Ma ogni cosa devi farla molto bene e devi pensare, servo? Faccio un settimanale, è il più bello possibile, un oggetto anche gradevole, un settimanale non è il quotidiano che si butta via la sera, è qualcosa che rimane, l'ho capito? Quando con il mio editore Urbano Caro abbiamo presentato questo set, un signore si è alzato alla prima volta e mi fa, ma lei a Severnini a cosa punta? Io gli ho risposto, gli ho detto, io punto al suo bagno. E Cairo dice, no Beppe, diciamo il salotto. No, il salotto, no, il bagno, perché il bagno è il Pulitzer del giornalismo periodico. Cioè, se io arrivo al vostro bagno vuol dire che vi ritenete interessante, gradevole, e rimane una settimana. Poi lo vale per il quotidiano, vale per le edizioni online del quotidiano. Noi dobbiamo fare le cose talmente bene che da giustificare l'euro e mezzo che chiediamo per il quotidiano di carta, domani l'abbonamento digitale per chi ce l'ha già, il 50 centesimi in più che c'è per il 7 il giovedì, ma anche nel vostro mestiere, se la risposta è non siamo sicuri, noi non possiamo pensare di offrire a pagamento quello che c'è già gratis. È molto semplice. E invece molti sono convinti che si possa fare. Parliamo appunto delle notizie gratis o apparentemente gratuite, online, sui social, al di là delle fake news, circola di tutte. Noi abbiamo come la sensazione che sia più veloce, più comodo, ma anche meno costoso, affidarci a questo tipo di notizie, che ci dimentichiamo spesso, paghiamo in natura. Noi siamo soggetti, tu ce lo spieghi bene Beppe, nel numero che abbiamo qua di fronte. Cioè, questo. Esatto. Qui c'è un manichino che dice sanno tutto di me. C'è una parola. Se un giorno ti scoprissi nudo, pensate se tutto quello che avete su Facebook e su WhatsApp un giorno Facci ve lo trovaste a disposizione di tutti, vedete che ridere. Ecco, come ovviare? Proprio ieri è uscito questo nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati sensibili. Siamo bombardati tutti, credo, in questi giorni di avvisi, di policy, di... Cambierà qualcosa? Allora, fermati, cioè, ho capito, però sta introducendo due o tre argomenti giganteschi. Siccome non è una lezione universitaria, è una bellissima serata di maggio, cerchiamo di essere asciutti. Allora, per cominciare, tu hai detto paghiamo in natura, è vero. I dati che noi forniamo sono talmente preziosi che noi stiamo pagando il servizio di Facebook, il servizio di Google Maps, il servizio di TripAdvisor, lo paghiamo e come? Che ci sta? Però devono raccontarci la giusta, devono spiegarci cosa fanno dei nostri dati. Se i nostri dati sono fatti, come è successo con la vicenda di Cambridge Analytica e di Facebook, venduti a qualcun altro e usati attraverso un algoritmo per alimentare i nostri odi, le nostre idiosincrasie e per costruirci intorno una bolla dentro la quale finiamo prigionieri, perché questo succede. Avete visto che vi propongono sempre notizie sugli argomenti che vi interessano? Allora qualche domanda è legittima. Io ho visto Zuckerberg col mio ex collega Antonio Tajani, ora presidente del Parlamento Europeo. Hanno sbagliato secondo me al Parlamento Europeo, perché gli hanno permesso, gli hanno fatto tutte le domande insieme e lui ha risposto poi tutte insieme. Il risultato è che a quello cui non voleva rispondere non ha risposto. Per esempio la domanda molto semplice: scusate, voi incrociate i dati di Facebook e WhatsApp? Perché questo vuol dire controllare la vita, cioè WhatsApp c'ha 1.5 miliardi di utenti, Facebook 2.3 miliardi se non sbaglio adesso al momento, Instagram 880 milioni, non so i numeri di cui stiamo parlando. Allora, se noi siamo consapevoli che i nostri dati hanno un valore, noi non è che è gratis, noi lo stiamo pagando e bisogna decidere. Noi sappiamo cosa offriamo, voi ci dite in cambio qual è il prezzo, cosa fate dei nostri dati.
Secondo, le fake news. Cioè, sono detto un sacco di sciocchezze sul tema. Ti dico solo una cosa, perché dalle tante si potrebbero dire. Facebook ha pubblicato, qualcuno se lo ricorderà, sulla pagina di Facebook, anche sui quotidiani, in rete, un decalogo per scoprire le fake news. Qualcuno se lo ricorda? È successo qualche 2 o 3 mesi fa. 10 cose da fare per capire se una notizia è palesemente falsa, è un inganno. La fake news cos'è? Non è semplicemente una notizia falsa, è una notizia deliberatamente falsa per trarti in inganno. È diverso. E c'erano alcune cose: controlla la fonte, guarda l'URL, cioè l'indirizzo, guarda la fotografia, come c'era una serie di istruzioni che sembravano il manuale del piccolo giornalista. E allora la domanda che faccio è: non è, siccome tutti voi avete i giornalisti, qua ce ne sono due, immagino che quasi di altri giornalisti ce ne sarà qualcuno, ma la grandissima maggioranza di voi fa un altro mestiere. Allora, perché Facebook deve chiedere alle persone di improvvisarsi giornalisti? Forse leggere un giornale di cui ti fidi? Di cui ti fidi, questa è la parola chiave, perché purtroppo molti non si fidano più di noi e questo è diventato un vero problema, e in parte questa sfiducia ce la meritiamo per tanti motivi. Ma questo qua è il punto. Va bene che ormai uno può fare di tutto in Italia, anche se non l'hai mai fatto prima, non hai una particolare competenza. Qualcuno vuole fare il Presidente del Consiglio? No, quanti sono? No, guardate che adesso io so, ripeto, so che ci saranno persone che hanno votato Lega, 5 Stelle, PD, visto dove siamo, almeno qui qualcuno ci sarà, almeno qui, Forza Italia, quindi so benissimo che ho un pubblico grande e diverso davanti, però l'ho scritto anche oggi sul Corriere di Domani, nella rubrica La Domenica, cioè sentire, l'altro giorno Scanzi in televisione mi ha detto navighiamo a vista, allora se navighiamo a vista, noi abbiamo affidato la porta aerei, perché l'Italia ha una grande porta aerei, nella nebbia, senza radar, a un maestro di sci, che magari è bravissimo, ma fa un attimo sono stato sulla porta aerei Cavour. C'era un ammiraglio, vi dico il cognome, nome e cognome, si chiama Guiglio, Andrea Guiglio, era l'ammiraglio, io ero tranquillo, di notte dormivo come un sasso. Poi mio padre era ufficiale di marina, quindi ho sempre avuto... Stavo sulla porta aerei ospiti 3 giorni, stavo tranquillo perché c'era l'ammiraglio, c'era una linea di comando, hanno fatto l'Accademia Navale di Livorno, una scuola strepitosa, perché in Italia facciamo delle cose ottime, e io ero tranquillo. Una porta aerei, vi assicuro che non è un giocattolo, eravamo al largo della Libia, era la missione Sofia contro gli scafisti. Cioè, se io avessi saputo che c'era anche il maestro di sci più simpatico del mondo al comando, mi sarei un po' preoccupato. Ecco. E se invece, visto che ci siamo, qualcuno pensa, ma tanto non è solo, vuol dire che c'è qualcun altro che guida la porta aerei per lui. In tutto questo avremo anche bisogno di qualcuno che ci spiegasse meglio le cose, probabilmente. Cioè qualcuno che, ad esempio, ci dimostrasse come è possibile tenere insieme flat tax, reddito di cittadinanza, respingimenti, chi più ne ha più ne più ne metta, insomma stiamo navigando anche noi forse un po' a vista, no? Su questo. Ecco, ma sì. Qui non è questione di opposizione politica, è questione di fare domande, ed è siccome siamo una democrazia in cui la gente ha scelto ed è giustissimo rispettare le scelte delle persone, ma i giornalisti devono continuare a fare domande. Io conosco abbastanza bene Matteo Renzi, che si arrabbiava, perché io non ho cambiato idea, per me rimane una grande occasione sprecata per colpa soprattutto del suo carattere. Era ironico e è diventato sarcastico, era realista e è diventato trionfalista, allora questo è però il suo carattere. E poi per una cosa io gli ho detto e gli ho ripetuto: ma è mai possibile che ogni volta che apri bocca parli contro l'Europa? Cioè gli altri a fare gli anti-europeisti sono più bravi di te, il risultato si è visto. Macron ha vinto le elezioni dicendo l'Europe qui nous protège,
Cioè era, ha capito che c'è un, in un paese come l'Italia, la Francia, la Germania, esistono tante persone che pensano che l'Europa sia una grande conquista, che alcune cose che non funzionano, e ci sono, che vanno corrette, ma non bisogna buttare giù la casa, bisogna aggiustarla, aggiustare le porte, aprire le finestre, come nella mia copertina. E invece questa idea, e continuo a farlo anche adesso, l'altro giorno l'ho visto, l'ho sentito, adesso sono loro la casta, ma di nuovo lo rifai per fare l'uomo anti-establishment. Gli altri sono più bravi di te, lui vuol fare l'incendiario e non ha capito che gli italiani amano i vigili del fuoco, perché i vigili del fuoco sono rassicuranti, sono professionali e sono bravi. Fai il vigile del fuoco intelligente, non l'incendiario. Lui è proprio il classico piromene che tutte le volte si scotta le dita coi fiammiferi, cioè è proprio tipico. È che di fiammiferi pare che ce ne siano sempre, quindi. Ecco, e comunque le domande sono da fare, e in questo momento, per esempio, per fare le domande i giornalisti servono, perché ci sono idee diverse. Io all'interno del Corriere, molti di noi hanno idee diverse, le idee del Giornale, le idee di Repubblica, le idee di Libero sono diversissime, ma questo è il momento in cui i giornalisti devono dimostrare che non siamo solo spettatori e che aiutiamo la gente a leggere quello che sta accadendo. Cioè, se c'è un momento della storia di un paese in cui giornali e giornalisti servono per aiutare a capire, se neanche in un momento del genere riusciamo a renderci utile, allora veramente dobbiamo cambiare, perché vuol dire che non serviamo più. Però attenzione, perché siccome le cose le sapremo sempre, ricordate che qualcuno le notizie le ve le darà sempre, ma dovete sempre chiedervi, se non è un giornalista che mira, che deve guadagnarsi uno stipendio, state sicuro che sarà un governo, o un governo, o un'amministrazione locale? Io so, il sindaco di Scandiano, che non so dove è nascosto, mi sta simpatico, però lui deve fare il sindaco di Scandiano, non deve dare le notizie su quello che succede. È giusto che la stampa si occupi di quello che fanno, così le aziende non devono dare le notizie sui propri prodotti. Invece quello che accadrà, se i giornalisti, noi ci renderemo inutili, sarà esattamente questo: le aziende daranno notizie sui prodotti, la politica darà notizie sulla politica, le regioni daranno e quindi di fatto ognuno lavora come un ufficio, e noi saremo completamente succubi, nessuno ci aiuterà a capire. Il nostro mestiere è aiutare a capire. Se riusciamo a far questo, una speranza ce l'abbiamo. Se non ci riusciamo o non dimostriamo di essere capaci, veramente non ha nessun motivo per cui continuiamo a fare, ma veniamo spazzati via. I passaggi sono questi: i giornali diventeranno promozionali. Promozionali è un sostantivo, non è un aggettivo, li ho inventato adesso. Vuol dire, saranno un tale miscuglio di promozione di aziende, di partiti, di prodotti, già accade, ma accadrà molto di più. Poi a poco voi ve ne accorgerete e farete esattamente come i giornali che vi trovate sulla cassetta delle lettere. Cosa avete capito? Che sono dichiaratamente dei contenitori pubblicitari. Voi li prendete e li buttate da qualche parte, a meno che vi serva il coupon. Ecco, se noi accettiamo, non abbiamo un ruolo, e accettiamo solo di diventare i promozionali, cioè di essere uno strumento in cui dietro la bella testata, Corriere della Sera, il Resto del Carlino, la tua agenzia, semplicemente facciamo da passaparola per qualunque interesse che ci paghi, noi ci stiamo suicidando. Duriamo 2, 3, 4, 5 anni, poi la gente a poco capisce questo e diventiamo irrilevanti come quei foglietti da 7 fogli che trovate sulla cassetta delle lettere. Questo è il finale dei giornali, se non stiamo attenti. Chi ha fatto l'operazione opposta? Il New York Times è un esempio clamoroso. È vero che hanno un grande mercato, l'Economist, tutti i giornali che hanno puntato sulla qualità e hanno detto: io ti chiedo i soldi, ma in cambio ti do tutta la mia preparazione, tutti i miei giornalisti più competenti, tutti i miei giornalisti più bravi nell'analizzare. I giornalisti, sapete qual è il nostro mestiere oggi? È unire i puntini, come sulla settimana enigmistica, ok? Perché il mondo è così complicato e tutti voi avete mestieri importanti da fare: la mamma, la nonna, l'ingegnere, il vigile, l'avvocato, l'operaio.
che è giusto che qualcuno faccia un altro mestiere e vi aiuti e vi chieda un euro e mezzo, però deve farlo bene. E quando mi chiedono cosa fai di mestiere, unisco i puntini, con la differenza che sulla settimana enigmistica stanno fermi. I puntini del mondo oggi si muovono vorticosamente e unire dei puntini che si muovono è un gran casino.